Marco Polo. Un milione di storie in giro per il mondo raccontate da Cristina e Jacopo. Di lasciare sì, tutto sì. E di dedicarsi al sole, alla libertà di movimento e di pensiero. Però ci dicevi che c'è una particolarità in queste scale che insomma accomuna due generi che almeno sulla carta sono lontanissime, sì. Invece poi alla fine non lo sono, sì, così perché tanto. Perché alla fine la cosa che notiamo, perché le scale dall'arabo andaluso, la musica arabo andaluso, quando ho fatto un piccolo analisi, diciamo, delle scale del jazz che arrivano dal greco, diciamo, la musica greca, jazz, diciamo jazz, boh, che sono uguali. Boh, magari hanno l'anima diversa un po', ma il modo è uguale. Perché qua noi abbiamo suonato prima, stiamo suonando adesso anche. La stiamo ascoltando in sottofondo. Il sika. Il sika, un modo di sika, si chiama sika. Come si dice sika spagnola? Questo sika nel jazz, nel modo di jazz si chiama il frigio. Il frigio è costruito, magari se parliamo di solfeggio, è costruito sul terzo grado della scala maggiore, sul terzo grado. Quindi magari, sì, vi faccio una piccola analisi, tipo nel primo grado della scala maggiore, sì, nel jazz lo troviamo ionico, che si chiama nella musica araba andalusa dil. Nel secondo grado, magari quelli che sanno il solfeggio, sì, è interessato, sì, molto interessato, perché lo sanno. Magari nel secondo grado, nel jazz, il dorico, in arabo andalusa si chiama Armel Meya. Sul terzo grado, che lo stiamo ascoltando, il sika in arabo andaluso, in jazz il frigio. Sul quarto grado, in jazz il lidio, lo troviamo in arabo andalusa il muel. Sul quinto grado nel jazz il misolidio, l'arabo andalusa e l'arak. Ci sono sette scale, ma in generale l'analisi è proprio precisi che non cambia nessuna alterazione. Queste cinque scale sono uguali nel jazz e nella musica araba andalusa. Possiamo dire nel jazz delle scale arrivano dal greco, quindi siamo lì un po'. C'è stata qualche influenza, insomma. Sì. Lei ha citato la Lombardia e la Liguria, che insieme al Veneto sono le prime regioni che hanno alzato vere e proprie, sì, barricate al momento ideologiche, cercando anche una rivalsa magari sui comuni che si erano già dati disponibili all'accoglienza. Lei, sì, ha avuto anche modo di confrontarsi, sì, con i suoi colleghi delle giunte liguri e lombarde? Allora, io ho partecipato la scorsa settimana a Roma proprio all'incontro che vi è stato con Alfano e i presidenti delle regioni, e quindi ho avuto modo anche appunto di comprendere più da vicino le ragioni rispetto a appunto alle altre regioni che non si dichiarano disponibili all'accoglienza. Devo dire che sono state un po', io le dico, a me sembrano anche molto delle provocazioni, soprattutto quelle portate avanti dal presidente Maroni. In realtà in quella sede sono state un pochino, come dire, edulcorate, no? Quindi un po' ammorbidite. Sappiamo che giovedì ci sarà un incontro di Renzi direttamente, sì, con i presidenti. Io auspico che anche queste regioni siano ricondotte anche a più, diciamo, come dire, posizioni più ragionevoli, anche perché in realtà, ed è questo sicuramente anche una questione, la regione può costruire, come stiamo provando a fare noi, un piano, però poi in realtà, come dicevo, le prefetture, su mandato del Ministero degli Interni, attivano questa, diciamo, ospitalità indipendentemente anche dalle regioni. Quindi in realtà io credo che sia più sensato collaborare piuttosto che far sì che, cioè, al di là delle valutazioni rispetto ad una
responsabilità, ad una solidarietà, ma anche traducendolo nella pratica. La regione non ha un potere, così come insomma in qualche modo cerca di far così emergere il presidente Maroni, in realtà non ha un potere di bloccare, e questo aspetto di appunto penalizzare i comuni che danno la disponibilità mi sembra invece un'affermazione molto grave, che insomma non ha, anche qui non credo che abbia una possibilità di essere perseguita, perché altrimenti allora a livello nazionale il governo a questo punto taglia i fondi alla regione Lombardia. Sì, cioè, cosa che quindi diventa appunto che non è assolutamente taglia, fattibile. Per esempio, esatto, il fondo sociale, certo. No? Quindi addirittura a danno dei diciamo appunto delle persone italiane residenti in Lombardia. Quindi mi sembra francamente una butade, diciamo così, provocatoria. Invece molto più concreto il fatto, e penso che giovedì verrà discusso, il fatto che invece ci siano degli incentivi ai comuni, ma incentivi molto concreti che possono per esempio allentare i vincoli del patto di stabilità ai comuni, e quindi diano la possibilità ai comuni di spendere quelle risorse che magari ci sono nei loro bilanci ma non possono spendere. E quindi da questo punto di vista ci possono essere dei vantaggi per tutte e tutti, e quindi compresa appunto gli abitanti dei loro, insomma, dei comuni stessi. E quindi ci sia anche la possibilità invece di avere chiaramente un atto di responsabilità, ma anche e soprattutto un vantaggio per gli stessi cittadini, insomma, locali, no? Per i nativi italiani e italiane.